Noi ti stavamo aspettando, se siamo messi a mangiare, ciao. Che dici? Bene, tu? Carne e ossa, zio Commanda, com'è? È lui. Bene? Tu sei l'amico del zio Commanda, quello che non beve. Quello che non beve. E che lo riporta a casa. Ciao Michele, piacere. Tu come ti chiami? Samuel, penso. No, zio Commanda. Hai saputo che mangiavi a scrocco, ti sei portato tutta la clac. Ovvio. Ragazzi, seconda puntata di una bistecca con zio Commanda. Una termi. Però, una. Una bistecca, una sola. No, ma te che mangiamo come fide la mignotta, mangiamo. Vorrei vedere. Zio Commanda, c'hai quanti follower c'hai su Instagram? Troppi. Quanti ce n'hai? No, su Instagram 190.000. Quindi 200.000 persone ti seguono. Cioè, sarà un motivo, mi sono detto, se 200.000 persone seguono il nostro Cristiano. Tu. Non è per la bellezza. Guarda che pelle. Ah. Voi andatela a seguire, vedete i suoi video e capite. Tu sei un blastatore. Sì. Se pia, pia, la clava la mattina, ti rode il culo. Ok. Prima e ultima domanda seria, tu che fai nella vita? Questo. Ah, questo fa? Sì. Rompe il cazzo. Lavoravo all'acciaieria. E poi? E poi mi sono licenziato. E mo? E mo campo di pubblicità. Davvero? Sì. Oh, così lo dici apertamente. Sì. Viva la sincerità. Certo. No, perché ci sono quelli che dicono, no, faccio i progetti. Mo c'ho ma che progetti fanno? Allora, senti, i ribelli di campagna, sto ristorante molto rustico, sta vicino a casa tua, per quello l'abbiamo scelto. Perché... ma che veduta. Se guarda, ci stanno i marmi, ragazzi. Guarda lo stampo. Mo l'oste che si chiama Michele provvederà a mandarci delle immagini meravigliose con il drone che svolazzano. In realtà non ce l'ha. Vabbè, andiamo a vedere la cucina. No. I ribelli di campagna ci ospita. Venitelo a trovare al ristorante perché è figo. Anzi, no, comando, no, non mi piace entrare nelle cucine. E anche okay. C'è presente questi food blogger del cazzo? Sì. Non entrano mai nelle cucine. E noi ci entriamo invece. Allora guarda così. Proprio, io dai. Apro e tu entri. Vai, oh, allora, ciao. Ciao a tutti. Sera. Lui è Michele, il proprietario. Ciao. Michele, bistecche. Bistecche. Per contorno? Una bistecca. Bistecche, okay. No, mezza trippa per contorno. Mezza trippa è un contorno. Da pure lui è umbro, lo riconoscete da accento. Non sei del Bolzano, eh? Oh, ragazzi, caricatelo sto accento umbro perché a me mi piace da morì. Lei è Federica? Sì. La più figa di tutte. Ecco. Ok. Lì c'è un'altra, ciao, la cuoca. Ciao. Ma tu sei la moglie di Michele? Più o meno. Non posso fare complimenti a tutti, no? Non lo vuoi, lo devi dire. Zio Commanda, vi avvedeva. No, secondo me qua ti piace. A me piace sicuro. Secondo me ti piace. Ciao. Secondo me... ciao. Michele. Grande. Qui si chiamiamo tutti Michele. Tutti Michele, non mi posso sbagliare, raga. Chi è tanta roba? Senti, io mi ricordo, tu eri stato in un ristorante stellato una volta. Che era successo quel giorno? Mi hanno dato all'uscita una boccetta d'aceto. Dice, questo è aceto di Modena IGP perché... l'aceto te lo danno perché con lo prezzo che c'è stava lo stappi per non sturbarti, capito? Lo devi annusare perché non... qui non è stellato. Qui non è stellato, ma qui puntiamo alla luna proprio. Esatto. Capito? Noi delle stelle non ce ne frega anche. La situazione ti piace? Bellissima. Perfetto. Bellissima. Poi qui ci cuociono la bistecca. Da che colori? Là a sinistra c'è star maialino. Ah beh. Mo andiamo sotto. Namo. Andiamo a scegliere la bistecca. Namo. È bilivello sto locale. Vedi. Zio Commanda, guarda qua. C'è stanno più grassette, meno grassette, più magre, più grosse, meno grosse. Dimmi te quale vuoi. Allora, a me piace molto, diciamo, tenera, quindi che rimane tenera, però insomma non è che c'ha quel sapore, diciamo... La vuoi paracula o ruspante? Cittadina o paesana? No, paesana. Roba ah, paesana. Non troppo forte, un gusto non troppo accentuato. Sulla frullatura invece spesso andiamo su sapori esatto. Aggressivi. Esatto. Quindi abbiamo frullature sicuramente oltre il mese. Però ti potrei dare una scottona bavarese che rimane essendo una scottona un pochino più delicata. Ah, ci sparamo? Approved, vai. Scottona bavarese, aggiudicato. Ma hai convinto subito? Vai, cottura al sangue. Sei uno di quelli mugni fregna che deve sentire l'odore oppure bevi? No, mo me lo dici te, bene. Ma zio Commanda il sommelier è un capitolo di questo io di questa dire, chiacchierata. Io posso dire se è rosso o bianco. Zio Commanda, com'è che fanno? Non lo so, io bevo. Alla salute. Alla salute, a sta seconda puntata. Allora, facciamo come nei posti seri. Tratto biografico che facevi nella vita prima di diventare zio Commanda? O sei sempre stato zio Commanda? No, allora... De cognome faccio Comandini. Sì. Quindi diciamo è stato sempre un abbreviativo del cognome Command che da piccolo che. Zio è lo slang che usano sti ragazzi di oggi. Sì, bella zio. Da lì è nata sta cosa. Però io ho sempre fatto l'idraulico fino al 2016. Poi dopo che è stata la crisi edilizia, sono entrato all'acciaieria e da lì sono iniziati i problemi, ho iniziato una depressione, mi sono cascati i capelli. No, io ci devo mettere del mio. Si vede? La personalità c'è. Se non ci metto del mio non è roba mia, se non è roba mia non mi piace. E quanto sei durato in acciaieria? Troppo, 5 anni. 5 anni.
O poi magari c'è gente che gli piace. Oh, questa no, gente no, che è portata tutta la vita a spingere quello bottone e ci si sta. Io no. Poi pare che blasti, pare che schifi quelli che lavorano in acciaieria. No, no, ma per carità di Dio, cioè io mi hanno neanche sputo sullo piatto dopo mangiato per 5 anni, perché a me mi dava a mangiare, insomma. Però non era roba mia, okay, capito? Io nella vita dovevo fare altro. E così dopo sono iniziati a fare... Cioè, inizialmente io magari mentre lavoravo mi veniva da guardare i video degli influencer, no? Dico, come cazzo si diventa influencer? Questi stanno sempre in giro, stappano, fanno... E inizialmente mi sembrava una vita facile, capito? Guarda questi che culo! Sì, da fuori è facile! Da fuori è facile, poi ho iniziato sto piccolo, tra virgolette, chiamiamolo, sta piccola visibilità, e ti rendi conto che... un altro lavoro che ti occupa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tu non voli molla mai, però fai quello che ti piace. Ahoia! E quando fai quello che ti piace, hai vinto. Cioè, tu come hai iniziato? Io ho iniziato facendo dei video in macchina, dove comunque mi lamentavo che la mattina alle 4:40 da domenica non si va a lavorare. Perché Gesù Cristo sulla croce non ce l'ho messo io, non è colpa mia. Giusto? Ecco. E a un certo punto mi sono svegliato una mattina che poi Instagram c'avevo tipo 300 follower, gli amici quelli stretti che poi lo sanno che sono così. E una mattina mi sveglio, apro Facebook, notifiche su notifiche, a un certo punto quando apro Instagram mi ritrovo 700 richieste d'amicizia. Ah sì? Che è successo? Che è diventato un virus. Chi cazzo se l'aspettava? Ma no, ma neanche mi sarei mai aspettato degli social, era una cosa nuova. Tant'è che chiamo la compagnia mia, dico, ma noi mi sa che qui, dico, ci siamo giocati quello poco profilo, tocca chiuderlo, perché dicevo, perché? Dico, guarda, dico, tutte queste richieste, che è? E tutta gente che mi aggiungeva, e io non la conoscevo, dico, ma questi da me che vogliono, come fanno aggiungermi, no? E io andavo a vedere storie per curiosità, e ci stavano video miei, fatti tipo 2 mesi prima. Ok. Sì, e qualcuno gli ha detto, guarda che questo scemo si chiama Samuel Comandini, capito? E da lì mi sono andato a cercare, poi sono schizzato tipo a 20-30 mila follower, ma non ho chiuso il profilo. Perché? Perché non rispettavo le standard della community. Ne dicevi troppe? Ne dicevo troppe. Tipo una di là po'. Ma YouTube in questo è un po' più tranquillo, sai? Basta tipo... che non dici, non devi dire quel social viola, quello gli sta antipatico. Ah, Non lo devi dominare. Poi io neanche... Quello per i diretti, per i diretti. Sì, chi ha detto che fatti chiudere? Avevo detto, dico che, visto che a Roma che sta sempre lo tram dello parcheggio, no? Sì. Se spianano lo Vaticano, che tanto è inutile. Non ci fanno i parcheggi, che almeno i romani sanno dove parcheggiare. Quello video mi durò tipo un minuto. Sì. Fuori, secco. Che però era una cosa goliardica, insomma, no? Doveva farire, invece se qualcuno se la piglia. Che te devo dire? E sta amica mia mi dice, no, tu il profilo lo devi riaprire. Io non lo volevo riaprire, perché dico, ma è stata una botta di culo, mo che cazzo mi risegue a me, no? E invece grazie a sta amica mia che mi ha fatto a tutti i costi riaprire il profilo, e oggi stiamo a pranzo di attenzo. Grande! Sono passati... Come si chiama sta amica tua? Noemi. Noemi, grande, grazie. Grazie a Noemi. Sono passati 4 anni... E adesso dopo da 2 anni, da quando sono andato a fare il trapianto dei capelli, io, sì, non perché non mi piacevo, perché non mi piace manco mo. Ma neanche mi serve. Era arrivato lo punto che. Lourdes hai provato. Evapora, niente. Sì. Manco quello. Te capisco comunque. Era arrivato al punto che a lavorare non ne potevo più. Quindi avevo finito. Questa è verità, Quindi non... avevo finito tutti i buoni malattia. Tutti. Tutti. Non c'avevo più. L'acciaieria, sì. Te hai rigiocati tutti. Tutti i permessi sindacali. Mi ero giocato tutto. Tutti. Poi andava a donare lo sangue. Una giornata in più. Esatto. Però non è pulito donare lo sangue sempre. No. Sono arrivato al punto, sono andato allo medico, dico, che altro si può donare? Dono tutto, dico, piatevi tutto, no? Dice, ma non vuoi stare così, ma. Dice, devi fare un qualcosa che ti permette di capire quello che vuoi fare nella vita, devi stare a casa, devi stare qua. E ne ho approfittato per andare a fare sto trapianto, dico, almeno 3 mesi, sono pagato. Ah, 3 mesi? Sì. Quando io stavo. Sono in Albania sei andato, no? Sono andato in Albania. Il 21 di febbraio, il 23 mi hanno operato, buco del culo, il 24 è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, quindi ci hanno cancellato le quote, sono rimasto bloccato in Albania una settimana. Ah sì? E quando stavo sul letto lì con il sangue, l'anestesia, che avevo capito, dico, se io sono arrivato a fare questo per non andare a lavorare, io lì ci devo tornare. Ah, per quello ti sei fatto il trapianto? Certo. E poi niente, per un mese non sono manco passato là davanti con la macchina. Però com'è finita? È finita che so 2 anni che vivo di questo. Quindi mi sono aperto una mia azienda, una partita IVA, dove comunque faccio pubblicità, quindi un'azienda pubblicitaria, e vivo di questo, sto bene, anche a parità dei soldi, ma è la qualità della vita, mi sveglio quando mi pare, sto quello quando sì, mi pare, quello faccio sì, quello che mi pare, quello sì, e nessun denaro compra il tempo tuo. Nessuno. Quando mi dicono quanto guadagni, 100.000 euro l'ora, io rispondo,
perché ho il tempo a disposizione per fare quello che mi pare, che senza rendere conto a nessuno di quello che fai. Grande. No. Tanto sono arrivate le bistecche. Ne avevamo chiesta una. Ne sono arrivate due. È un buon segnale. Vuol dire che c'è un discreto peso politico, lo sai? Penso di sì. Michele, scusa, allora, questa è quella che avevamo chiesto: scottona bavarese, giusto? Scottona di Simmental bavarese. Cioè, guarda che bella T-Bone piccolina, guarda, meravigliosa, guarda, meravigliosa, guarda, che bella, marezzata. Sarebbe da mangiare la mozza. Col filetto giusto. E invece quest'altra? Questa è una danese rossa. Danese rossa. Ok. Una costata, perché ho pensato che quando l'ho tagliata, pensavo, poi dopo se hanno fame che facciamo? Capito? Hai notato? Devo rimettere su, no. Allunga il tempo, no? Fammi il paragone, zio Comanda, hai notato il mestierante ha fatto il taglietto qua, così non gli si arriccia, capito? Questa è vecchia scuola, vecchia scuola. I pischelli adesso non lo fanno. Ma qui stiamo in Umbria però, la materna, tutto, capito? Qui è tutto vecchia scuola. Sì. Cioè qui nasci vecchia scuola. Qui se non a è un magna, male. Esatto, vieni a mangiare, vieni a mangiare bene. Quindi fammi capire, ancora non hai capito che puoi campare questo lavoro? No, ancora non ho capito, nel senso che è una lotta continua, no? Quindi non sai, lì c'è un lavoro fisso, sai che devi fare quello, sai che il 15 di un mese c'hai quelli sordi, timbri, fai 8 ore, qui non sai mai quello. Senti, ti chiedo una cosa, generalmente gli influencer hanno o accento romano o accento milanese, sì. Tu c'hai un accento unico in Italia, determini, sì. T'ha aiutato o no sta roba? Sì, certo, se era... Ti caratterizza? Ovvio, se era un accento bergamasco, De Senzano del Garda non ci avrebbe avuto questo impatto, secondo me. Poi a me mi viene normale perché sono di qui, è il dialetto mio, capito? Ma neanche mi frega niente di parla bene, non me ne frega una sega proprio. La gente non lo vuole che parli bene, la gente vuole che dice quello che sei, te ne frega niente, filtri, non filtri. Pur modificando comunque il linguaggio, perché purtroppo siamo costretti a, io parlo per me, a chiudere molto, no? Io se dovessi dare libero sfogo a quello che penso, ragazzi, o mi arrestano oppure o tipo la Ferragni. Vabbè, la seconda opzione sarebbe male. Però tocca stare attenti a ste linee guida, perché poi lo sai meglio di me il lavoro che c'è sta dietro i video, no? Sì, sì, lo so. È lavorata la cosa, non è che dici mi alzo la mattina, pubblico, faccio e non eccoci. Allora, spieghiamolo, di base, ragazzi, c'è un'attitudine. C'è uno ce l'ha nel sangue, vuole fare queste cose. No, certo. Devi essere un po' egocentrico, narcisista. Cioè, non è i primi 20-30 video li puoi pure fare spontanei, che ti escono così. Sì. Poi però, siccome tu capisci che quando fai un video la gente ride, si diverte, certo. Gli regali 5 momenti di serenità. Ma è quello. Di condivisione, comincia a dire, ok, domani che dico? E là subentra, ragazzi, il processo che diventa un lavoro. Dice, Michè. Io nel frattempo che questo... E se ce la lasciate qua, io pensavo... Due stuzzichini li volete prima, vero? Vabbè, sa tanto... Ce la faccio io, eh? Fai vedere, chi siamo noi per dire di no? E tu c'hai sia Instagram sia TikTok. E Facebook pure. Pure Facebook? Cioè, come vai su Facebook? Vado più forte da tutto. Davvero? Pensa, nonostante cambiano il pubblico certo. Cambia, no? Dai, dimmi un po', tu fai i contenuti uguali per tutti? Sì, stesso video. Te ne fotte? Non me ne fregano niente. Grande. E mi sono reso conto che comunque che stanno tre, il pubblico cambia in base alla categoria. Sì, voglia. Lo stesso video magari su TikTok 90% ridono, su Instagram il 60% ridono, su Facebook il 10% ride, il 90% ti insulta. Sì, sì. Monetizzi. Monetizzi con Facebook. Grande. Tutti i video verticali corti. Ci mancherebbe, tutti reel. Tutti reel. Poi dipende, se l'argomento è lungo ma mi preme tanto, lo pubblico come post lungo, non me ne frega un cazzo di guadagnarci perché quella cosa la devo dire, punto, a prescindere. Ok. Ci sta una... ho fatto una puntata con Franchino il criminale. Sì. Vi assomigliate in un certo senso perché siete due puri. Sì. Cioè, c'è una cosa, dici. Ci mancherebbe. Ma tu suoni pure, ho visto. Io ho iniziato da piccolo, suonavo al conservatorio, poi non mi hanno aperto. No, suonavo il pianoforte al conservatorio. Poi dopo ho lasciato perdere perché mi ero accorto che mi veniva meglio, mi piaceva di più cantare. Ok. Cioè, suonare restava più schematico, più impegnativo. Invece il canto era una cosa che proprio sentivo di più. E mi sono dedicato al canto lirico. Al canto lirico, sì. Cazzo, non te ce vedo. Ma nessuno mi ce vede. Ma tu riesci a farmi un pezzo, no? Dopo magnato te lo faccio. Dopo magnato? Come no? Lo siamo scordato dopo magnato. No, sì, queste cose sono così, te le scordi. Dopo magnato te lo faccio. Guarda, non c'ho né carta né penna, mi dovrebbe essere dovuto appuntare dopo il video. Ricordate che dopo pranzo... Cioè fai il canto lirico? Un pezzo lirico vuole sentire. A cappella. Perché? Spalletta di pata negra. Qua, con le mani perché... Spalletta di pata negra, ragazzi. Costo di questo antipasto? 14. 14, vabbè, si può fare. Vabbè. No, è un... Senti che te mangi. Il rapporto con la prezza è eccezionale. Buono sì, ammazzalo. Senti che te mangi.
Tiè. Io proprio questa roba ci vado fuori dai capoccia. Sono affettati umbri, ragazzi, sono affettati umbri. Lo so, se non ti chiamavo. Sei vegano, non ti chiamavo. Bravo. Quindi allora, cantavi, canti tuttora, c'è una band, ogni tanto canti. Sì. L'unica cosa che mi fa incazzare l'umbria è il pane sciapo. Però che avete gli salumi che sono salati, vabbè. Compensa, capito? No. Che ti fa incazzare di più dei social in generale? No, cioè, una cosa. L'ipocrisia in generale. Di un po'. L'ipocrisia. Ti fa incazzare. Sì. Campiamo tutti con il mettersi in mostra, cioè il voler mostrare e non l'essere. Ok. Capito? Io so così, se ti devo andare a fare culo che ci manno. Se mi do un cazzame in cazzo, Dio bestemmio, e invece è tutta... Per quello che c'è successo. Sì, però è anche il limite. Perché nei grandi schermi difficilmente ti accettano, capito? Vogliono la famigliola, la bella famigliola, che poi oggi è una bella famigliola, il 2024, trovatemela. Ci stanno dove? Ma dove stanno? Apposta, capito? È tutta sta istipocrisia che a me mi ha rotto le coglioni. Meno Mulino Bianco, più Zio Comando. Sponsorizzazione del Mulino Bianco, sa siamo giocati. E questo, possiamo dire, questo non è un video sponsorizzato. Io quella staccionata del Mulino Bianco l'avrei segata, capito? Non mi frega niente, te zomballa, te fa vedere che sono atletico. Era l'olio cuore qui. Uguale, l'avrei tagliata con la motosega, capito? Mica è tanto buono comunque. Ma l'hai portato? Ok, buono, ottimo. Buono. Va bene. Sì, sì. Guarda, sti pomodorini. Dai, no. Hai fatto la bruschetta? Sì, fatto. Hai fatto? Fatta la bruschetta? Fatta la bruschetta. Hai sentito il finale, l'accento? Sì, l'accento. Non deve il tipico accento di Bolzano, sì. Desenzano del Garda. A voglia. Senti, la prima volta che ti hanno... Dai, ti fermeranno per strada, no? Sì, come no. Più a Terni, in giro per l'Italia, dove? Più a Roma. Più a Roma? Cioè, più dove... I proverbi non si sbagliano, nessuno è profeta in patria. Ok. Quindi che succede? Che qui... Per invidia, perché tanto parliamo di quello, perché pochi mi devi invidiare a me. Ora i capelli potrebbero invidiare. C'ho un gran capello. Adesso sì. Allora, l'ipocrisia, affanculo. Poi, sì. Che altro? Fammi l'elenco delle cose che ti stanno sul cazzo, dei social. Il politicamente corretto mi sta sul cazzo. Okay. Che è il politicamente corretto? Il politicamente corretto è questo, guarda. Quando uno piglia il prosciutto e toglie il grasso. Oppure... Se lo mangia con la forchetta, perché c'ha paura di sporcarsi le mani, perché stiamo al ristorante, ma alla casa come lo mangi? Con le mani. Okay. E se togli il grasso con la forchetta, allora sei il peggio del peggio. Oh, e lo profilo te lo devono chiudere, però te, no? Che te zucchio perché togli lo grasso, giusto? No, quelli non glielo chiudono. Senti, oggi quando passi di fronte all'acciaieria, che pensi? Siamo di. Siamo di. Fatevi andare al culo tutti quanti. Ma ridici? Fatevi tanto il culo tutti quanti. Ok, perfetto, è chiaro, no? Okay. Sempre con affetto. Con affetto, con affetto. Ma poi io quei colleghi, ex colleghi miei, stiamo a cena, ci vediamo, ci scriviamo. Però fatevi tanto il culo tutti quanti. Ma senti un po', tu c'hai un agente o no? No. Non c'hai un agente. Allora, per diventare, no, se vuoi fare l'influencer vero, devi, lo so, devi avere un agente. Poi, un'agenzia, Lu manager e Lu canale YouTube. Con i video orizzontali. Senti il ragionamento mio. Vai. I contenuti li porto io. Sì. La faccia ce la metto io. Sì. Se c'è stata piace le paraculate ce le piglio io. Sì. Se c'è stata piace i soldi, se permetti, ce le piglio io. Giusto. E torniamo al discorso, fatevi tanto il culo tutti quanti. Perfetto. Ok. Mi piace. So come intitolare questo video. Meno male. Ok. Hashtag fatevi tanto il culo tutti quanti. Esatto. Punto esclamativo. Quindi a Terni sono videosetti. Ma non è Terni, eh? Umbria. No. No. È proprio una caratteristica dell'essere umano. Dove, secondo me. Sì. Perché per dire, se io vado a Foligno, mi adorano. Davvero? Sì, se vado a Roma mi adorano, se vado a Terni non che non mi adorano, però allora. C'è sta quella sorta in via perché so del posto, capito? Ok. Qui non mi sta sulle palle nessuno. Nessuno? No. No, voi se stanno sulle palle, quelle signore belle che vanno a fare colazione la mattina? No. Come fai elenco di quelli? Io ce l'ho tutti. Che li, scusami, li devo mettere io dopo che monto il video o me li fai qua? Vedi come sono gli spigoli? Vediamo, Zio Comanda, vediamo se improvvisa. Ma che sta poco da improvvisare, perché nel senso, voglio dire, il video è semplice. Io, i ragazzini al ristorante, quando ero piccolo, mia madre mi teneva sul tavolino. Mangiavi qui, con lo seggiolino, te legava, te legava. Non i coglioni, non dovevi strillare. Con l'UB adesivo. Con l'UB adesivo, la corrente. Dunque, ragazzi, mentre noi chiacchieravamo, aspettavamo le bistecche, sono arrivate
le frittate al tartufo. Tra l'altro, per Michele, leggeri, no? Per ovvio, leggeri. Michele conferma che le porzioni sono tutte grosse così. Me stavi a dire, hai fatto pure il cinema? Sì. No, zio comando al cinema, dimmi un po'. Sono stato è uscito un film, insomma, al cinema, sta sulle piattaforme, poi sta su Prime. Lo hanno pure pagato? Hai capito? Ah, ti hanno pagato per fan film. Ci sono cascati. Vedi? Fammi la faccia di quando ti hanno detto quanto ti davano. Sei rimasto soddisfatto. Così è stata. È stata un po' così. Così. Poi la puoi interpretare come te pare. Io te l'ho fatta. Esatto, esatto, bravo, esatto. No, è stata una bella esperienza, per carità. Io potessi campare quello, ecco, quello è il mondo che mi ci ritrovo di più, capito? C'hai no. Pure capacità attoriali. No. No, improvvisi, c'hai il copione. Te leggi il copione e alla produzione gli deve andare bene come so io. Ah beh, certo. Perché a me già mi dici di parlare in italiano corretto, ti dico, lascia perdere. Non si può fare. Non si può fare. No. Che meraviglia sta cosa, dall'acciaieria alla piatta Prime, alla piattaforma. Bello. È stata, no, per me, no, per chiunque, è una bella situazione, a maggior ragione il fatto che io non già avevo conoscenze, non è che dici c'hai parenti che sta, no, non già avevo nessuno. Quindi è stata tutta una cosa... Allora, io è una storia che ripeto sempre. Che io mi sono costruito io. Allora, secondo me, io vengo dal giornalismo, no? Una volta vado dal direttore, gli faccio direttore, mi fai fare carriera, mi fai crescere. Quello tira fuori un foglietto con 32 nomi. Dice, guarda, dice Michele, io ti posso mettere 33esimo, ma devi aspettare un po'. Io volevo fare una sostituzione estiva, pensa, volevo lavorare giugno, luglio, agosto. Tra l'altro, no, pensa che volevo fare, capito? Non è volevo condurre il TG. Certo. Cioè, guarda, per fare queste cose devi aspettare. C'è il fio del ministro, c'è il fio del sottosegretario, c'è il fio del senatore, questo, da papà. Invece quando aperto il canale YouTube. E torniamo al ragionamento di prima. Se facessero d'angolo tutti quanti. Benissimo, ok. Tutti adesso le televisioni stanno con la canna alla canna del gas. Con l'acqua alla gola. Oh, ci serve gente vera. E soprattutto serve, te lo dico io, il web che traini le televisioni. Esatto. Siamo noi che facciamo lo comodo a loro. È ovvio, da che se nutrono oggi. Bravo. Ci sono 120 milioni di schermi in Italia. Sai che vuol dire? Che gli smartphone sono più delle televisioni. Come no? E quindi, tornando al concetto di prima, Massimo, ok. Invece Mestadista apri un locale. Sì. A Terni. A Terni, zona San Gemini, via. Zona San Una Gemini. Bellissima vallata. Che locale è? Se magna, è una se balla, se magna, se balla, è una struttura ricettiva che saranno delle camere, la piscina. E tu che ruolo ci avrai? Io so in società con altri quattro. Ah, sì? Sì, altri quattro soldi. Davvero? Così puoi lavorare, ma non sei schiavo. Esatto. Ok. Esatto. No. E comunque hai investito, investi in un progetto che comunque... Beh, perché ogni tanto bisogna pure uscire dal web. Cioè, bisogna uscire da... Sì. Da cioè... Beh, la vita che si tocca esiste, capito? Esatto, esatto. Ah, bello, Michele, facce vedere, va? Ti è, come fanno... Fiorentino. Guarda, zio comanda, come fanno quelli seri? Inclinano il piatto o ma mettono a fronte camera? Fallo che se casca, esatto. Allora. Un buon lavoro. Ragazzi, ora facciamo un test. Questa qua è una bistecca frullata, questa è meno frullata, questa è più fresca. Senti qua che il naso, mettici al naso. Senti un po' quel lavoro. Senti qua. Mi mangierebbe anche lo piatto io. Senti qua. Questo è un po' più sobrio, sì. Quello è un po' più marcato, quindi io direi che iniziamo da questa. Vai. Ma la vedi? Giudiamo. Che dici, Michè? Sì. Allora, questa era la danese? Red Danish. Ti è, beccate questa, guarda qua. Ah, salute, oh. Io mangio rigorosamente con le mani. Cottura al sangue, bravo Michele che ci ha fatto pure la cottura al sangue. La cottura che ci vuole, giusto? La cottura che ci vuole. Vedi, quel rosato dentro, tu metti il dito dentro, metti il dito dentro, dici sarà calda, sarà fredda, è giusta, è tiepidina. Non è imparata questa tecnica. Ma non si è andato. Ma io non sapevo un cazzo. Siamo sicuri, Io non sapevo niente. Zio, io non sapevo niente, ma loro chiacchierano e io assorbo, capito? Buonissima, Michele. Anche qua. Grazie, Michele. È proprio buona. Zio comanda, che ne pensi dei vegani? Dimmi, ancora aperto però, Secondo me 10 anni fa c'è stata questa pugnetta che c'è stata da mangiare. Mi stanno in mezzo allo cuore loro che fanno ristorazione, perché tra quello che è intollerante, oggi è pieno di intolleranti, tu ci fai caso, tu vai a mangiare su un tavolino dei 5 cristiani, è difficile che non ci stanno due che non sono intolleranti. Ma mo, prima non era così. E da mangiare è stata, diciamo, rivisitata, ma da mangiare è quello. La carne è quella, capito? Posso capire il ciliegio?
Ma viviamo dei vizi solo per far vedere che sono anche per rompere i coglioni. Magna, 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 che non ti succede niente, magna. Buona. Buonissimo. Buona, buona. Una soglia questa. Allora, vi posso lasciare anche le patate cotte sotto la brace e i friggitelli. Ah, voglia, Federico, tu ci puoi lasciare tutto, grazie. Becca da patata. Ofe, qui ci fa le scoppiate. Va bene, come deve andare? Becca della patata. Ti è. La cosa bella è che questa è sotto cenere per davvero. Non è che fingono, capito? Le becca di questi. Ti è. Senti, mi racconti qua una volta che sei andato da forum? Cioè, tutto finto, immagino. Chi eri? Che personaggio eri? Ero il papà di un bambino molto indisciplinato. E la mia ex compagna si lamentava di questo fatto che l'ha mandata all'ospedale perché era intollerante al pepe. Ok. E ci ha messo il pepe dentro il caffè. Cioè, che tanto ti hanno contattato quelli dei forum o ci sei andato te? Cioè, dammi qualche retroscena. Due anni di rottura dei coglioni. Vieni. Ma dove? Poi è successo? Alla fine dico, senti, anche per pietà, no? Ci vengo, dico. Quando si sono resi conto che comunque avevo un determinato seguito, dice, ma tu c'hai tutti questi numeri? E quindi dopo si viene a capire, dice che la cosa... certo si viene a capire, raga. C'ho una compagna, non c'ho i figli, mi fate fare uno che c'ha lo figlio, è normale che la gente... Ma mi state a chiamare voi poi, Però siccome nel mondo in Italia la gente è stupida, ci crede, e allora funziona. Funziona? Però possiamo dire che era finto, tutto finto. Mancherebbe. Senti, invece, voi c'hai progetti futuri, dimmi un po'? Forse c'ho un altro film in progetto. Davvero? Anche questa produzione ha scelto a me non sapendo a che va incontro, perché no, ma hanno scelto proprio perché so io, insomma. Ok. E quindi a breve dovrebbe partire Sandro Film, poi c'ho il locale. Ok. E poi basta, non mi rompete i coglioni, fatemi. Giusto, esattamente. Perfetto. Ma secondo te, è Zio Command che ha fottuto l'algoritmo o l'algoritmo che ti fotte a te? L'algoritmo fotte sempre a tutti. L'algoritmo fotte a tutti. Però noi non ce ne frega un cazzo. Ok. Quindi se l'algoritmo ci fa chiudere i profili, noi li riapriamo. Ok. Tanto chi ci doveva conoscere ormai ci ha conosciuto, capito? Probabilmente. A Zio Command piace di più la carne frollata. Sì, più è frollata, esperienza, capito? Sì, bravo, nave scuola. Io mi mangio il friarello. Senti, zio, collaborazione figa che vorresti fare? Qualche influencer figo, qualche situazione figa? Ma di influencer figa ce ne stanno parecchie. Qualcuno con cui vorresti fare una cosa? Ci ho avuto il grande piacere di collaborare con Mario De Lillo, siamo amici, con Stirlo. Simpatico lui? Sì, molto. Diciamo che ci seguiamo entrambi, però non abbiamo mai fatto niente insieme, mi piacerebbe fare qualcosa con Frank Gramuglia. Ok, figo pure lui. Con Mandrake per me è fighissimo. Proprio. Figo pure lui. E mi piacerebbe girare un video anche che li conoscerai sicuro, con Cicalone, sì. Con Mattia Faraoni. E perché non lo fai? Perché io non so impotente. Gli scrivi. Mi sembra di rompere i coglioni, capito? Dopo. Ah, questa è una cosa che dico, magari ci sta guardando qualcuno che è agli inizi. Non è tanto, ragazzi, il fatto che gli scrivete. È che cosa gli proponete? Esatto. Perché a me se mi scrive uno che ha un follower ma mi propone un'idea strafiga, io gli dico di sì. Ovvio, mancherebbe. Se mi scrivi e mi proponi, c'hai 100.000 e mi proponi una cosa scialba. Mi proponi un'inculata. Mi proponi, ecco, io ti dico no, fate con tutti il culo. Esattamente, quello. Senti, il contenuto che a te ti ha dato più soddisfazione qual è stato? Sarà stato uno che ha detto wow. Allora, ci sta a fare una premessa, io non mi piaccio mai. Non ti piaci? Mai. Mai. Sei ipercritico su... A livelli assurdi proprio. Diciamo che forse quello su Fleximan è perché lo penso veramente. Ok. Ma non perché il resto del video non lo penso veramente. È che è proprio un argomento che mi tocca, perché io quando più ne multe mi rode il culo. A tutti rode il culo. E allora se quelli soldi andassero in beneficenza sarei più contento. Ok. E poi che te devo dire? Quando parlo dell'ipocrisia in generale, degli soldi. Quello ti dà soddisfazione? Sì, tanta. Comunque levi, smascheri un pochettino le falsità che ci stanno in giro e tutti questi film. Ma secondo te tu c'hai tutto sto seguito, sai perché? Secondo me, nel corso della giornata, della settimana, tutti vorrebbero essere 5 minuti Zio Command.
e mandà tutti quanti a fanculo. E lo vorrebbero fare, ma non lo fanno. Non lo fanno perché c'hanno mille trip mentali. Esatto. Sentiamo un video tuo come nasce praticamente. Dentro la macchina, tutti dentro la macchina. Tutti dentro la macchina. Cioè tu accorsi e dici, vado in ufficio. No. io faccio la mattina, faccio colazione sempre al bar, tutti i giorni. Fai colazione al bar, ok. Sempre. E là ti vedi lo spaccato sociale, no? E là mi do un'occhiata a quello che succede quella mattina. Esatto. Io lo caffè. Io la macchina faccio 500 metri, c'è sta la solita slargo, okay. Mi fermo lì e parlo. Ma te vengono tutti buoni alla prima o? Sì, sì. Tutti buoni alla prima. Poi se dopo mi impunto non me ne frega un cazzo. Ok. Lo pubblico uguale. Per carità, capisco che un video prodotto, cioè editato, montato, c'è un altro risultato. Non mica detto? No, a livello visivo. Ah. Io sto dentro una macchina, mi ripio con lo telefono, ma non me ne frega niente. No, no, ma è il contenuto che conta. Poi tu c'hai la parlata, c'hai il ritmo, c'hai l'accento, c'hai le facce. Hai le facce? Ma tu sai a chi assomiglia a volte? A chi? Ai cartoni animati di Roger Rabbit. Io assomiglio, senti, assomiglio a... Vai. Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo. Sì, puoi avere. Poi? Un pochetto a Guido Meda. Sì, un poco, sì. Poi a chi altro cazzo assomiglio, Manuè? Se mi levo l'occhiale e i capelli un po' lunghi, c'ho qualche... di Nicolas Cage. Sì, in penombra. Penombra. Al buio scuro. Col buio pesto a Tom Cruise. No, tu assomigli. Col buio pesto assomiglia a Michele Morrone. Ci sta quel personaggio di Roger Rabbit, il cattivo, che a un certo punto gli viene la vocina stridula. Tu quando fai certi video ti viene una vocina stridula. Ma è la mia? Pari quella, cioè, è la tua. Senti che voce da merda che ho. Senti, quanto dura sto gioco dei social secondo te? Che noi ci stiamo dentro, no? Ma è, in piedi. È una roba panoramica, no? È una roba panoramica. E quindi su questa roba panoramica lo sai che a un certo punto arrivi all'apice, poi se sei fortunato come che ti sei fermo il motore, c'è Armani. Ma se il motore parte e per qualsiasi meccanismo quello che sai è la più brava di te, ti tocca scendere. Il segreto secondo me sta quando scendi giù da sta roba, quello che hai seminato. Perché è una roba per tutti. Arriviamo al punto che stiamo al massimo, ci sentiamo invincibili, immortali, poi come tutte le cose che sta qualcuno che è più bravo di noi. Quello sempre? Quello sempre. E quindi tocca a noi, bisogna essere bravi senza modificare noi stessi, perché non è che dobbiamo andare per forza a imitare per sentirci apprezzati nella società o per restare a galla. Noi siamo quello che siamo. Se qualcuno piace più di noi, tocca solo pianne alto. Però quello che conta è quello che tu hai seminato. Bisogna avere sempre degli argomenti, ma il segreto è fregarsene della chiacchiera della gente. Come si fa? Bene. No, no, come ci riesci tu? Bene, non ti inculi nessuno. Non te... Così è facile. Tanto se tu fai 10 cose giuste, sì, e una sbagliata, te rompono i coglioni. Si ricorderanno sempre per quella sbagliata. Sì, sì, allora sì. Tanto vale fregarsene dall'inizio. Ah, lo sai perché io vado sempre in televisione, quando mi invitano, sempre, sempre, sempre. Perché nessuno si ricorda quello che ho detto invece. Tu vai, oh, t'ho visto a Rai 3, sì, sì, t'ho visto al TG1, t'ho visto a Mediaset, e tu gli fai la seconda domanda. E ti ricordi che ho detto? No, 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 no. No. Ma guarda i grandi scandali che pubblicano televisioni, no? Che magari un giorno dopo sul web si indignano tutti. Dopo una settimana non si ricorda più un cazzo di ciò. Perché è così. Esatto. Il mondo corre, va avanti, capito? No, no. Tu mi sai, da psicologo non ci sei mai andato. Ci sono andato. Ci sei andato. Ma lo psicologo l'hanno mandato dallo psichiatra. E infatti, immaginavo, esatto. Senti, zio Comanda, stiamo addirittura d'arrivo. C'è qualche domanda che non ti ho fatto? Momento Marzullo, capito? Momento Marzullo. Tipo, se faccio una domanda, se ti danno una risposta. Che era di buona forchetta, io l'avevo intuito. Fammi capire una cosa, ti piacciono sti posti ruspanti? Ovvio. Ma io mi te ricordo un bel video dove tu uscivi da Bottura, a Modena. Sì. Dove andavi in farmacia, dicevi datemi qualcosa che mi faccia rimanere sta roba in panza più tempo possibile. No. Te fai pure lo stellato, te fai? Mi faccio lo stellato. E perché però ce qui vai? Punti alla luna, capito? Lo sì, sì, sempre. Sì. Perché vai dallo stellato? Mi piace assaporare il sapore che normalmente non hanno assaggi, quelle cose del laboratorio di cucina che sono, secondo me sono strapagati. Per carità, che sta un lavoro enorme dietro, io non discuto. Però non te nascondo che magari assaggiare un piatto che quotidianamente non ti capita di assaggiare. Te la toglio lo sfizio. Te la toglio lo sfizio. Senti, Terni è una cittadina piccola, no? Sì. Io vengo da Roma, quindi per me in teoria tutto è piccolo in Italia. Questo è un quartiere di Roma. Ma non è colpa mia, vivi, nasci e cresci a Roma, che cazzo vuoi? Non te ne devi mettere paura. Cioè, mi mette paura a New York. Certo. Non stai stretta a Terni? Chiedo, Secondo me sì. Secondo me sì. Cioè parlavo con Franchino, dice io adesso sto al nord, Roma, ma io non posso prescindere dalla grande città. No, indubbiamente per me che sono da Terni è una città che ti limita molto sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista di quello che faccio io social, a Terni non fa niente.
punto di vista musicale a Terni purtroppo non fa niente, nonostante ci avrebbe le possibilità per fare tutto, sta città tutto. Andando chiacchiere distintivo. Comunque ci ha portato. Però questo è un contornino. Zio Command, staremo a Terni, ma questo è l'arrosticino di Wagyu. Allora, se adesso vogliamo far incazzare gli amici abruzzesi, noi chiamiamo questo arrosticino. Se tu chiami questo arrosticino, ragazzi, tutto l'Abruzzo si incazza. E però giustamente. Come lo, però come lo vuole chiamare? Io non... Spiedini? Sì. È strepitosamente buono. Ecco qua. Ha una persistenza, un sapore... Si scioglie in bocca proprio. Dolciastro, senti. Questo è il caramello, la panna cotta. Se ci metti un pizzico di sale... Zuppa inglese e tiramisù. Bravo, se metti un pizzico di sale andiamo sulla luna. Vieni un po' qua. Se eravamo scordati. Ce ne scrivi sto dolce per curiosità. Mamma mia. È buono. È buono. Cioè, regà, ma vi rendete conto? Stai a capire, sì. Foglie di mirto? Maialino sardo. A Terni. Io, è il dolce, no? Io c'ho un debole. È un contorno, il dolce è... Io c'ho un debole per il maialino sardo. Zio Comanda, ecco, te che odi l'ipocrisia, sì, ti dico questo. Vai. Allora, il porcetto sardo ce l'hanno portato mezzo intero. Sì. Se io pubblicavo quella foto su Facebook mezzo intero, già qualcuno storceva la bocca. Se lo pubblico smontato, va benissimo. Va bene. Se lo pubblichi tutto intero, appeso... È la fine, è la fine. È la fine. È la fine. Questa è l'ipocrisia della gente, eccoci, che vuole il petto di pollo nella vaschetta di polistirolo. Sì. È serie A, è serie A. A posto. Quella è serie A. Grazie, Edoa. 12 anni, seconda media. E già ci arriva chiaro il ragazzo, capito? A me mi devi dare i soldi, se no... Fatte pagare. Nel frattempo, il dolce l'abbiamo saltato, ma sono ottimi, ve lo assicuro. Se siamo bevuti il visciolino, l'amaro della casa, l'amaro della casa, e il Montefalco se lo siamo scolato. Allora, amici, ti piace ancora una bistecca con Zio Comando? Termina qua, ti sei divertito? Tantissimo. Hai mangiato bene? Hai mangiato bene, ecco, te lo stavo a dire. Io ho mangiato bene, io sì. A voglia. Ok. Che amo detto all'inizio video, come dovevi concludere? Con l'opera? Uh-huh. All'alba vincerò. Vincerò, vincerò. Andiamo per paesi? Andiamo per paesi. Io porto il piattino. Bene, ragazzi, la puntata finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Spero che il personaggio vi sia piaciuto, vi abbia raccontato cose interessanti, che abbiate preso spunto, magari per cambiare la vostra vita. Ma vedete. E per mandare ancora. E per mandare un po' di gente. Affanculo. Vedi, zio, che non fa male. Torniamo sempre lì. Al prossimo video, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.